sintesi. Cioè, se Vomito 4 era qua come l'attore e si sentiva un po' i margini, io non ho niente che vedere, come mestiere faccio il fisico e adesso sono associato di ricerca a una cosa che si chiama Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. E non mi infilerò nella critica letteraria. Credo di essere stato invitato qua perché ho scritto un articolo che era intitolato Siamo tutti Bartleby quando hanno chiuso la prima volta il luogo dove Bartleby svolgeva le sue attività. Ovviamente era un titolo retorico, e però quella è la traccia che vorrei seguire, cioè quanti Bartleby ho conosciuto nella mia vita. Prima però volevo dire una cosa. Allora, Bartleby io l'ho letto che ero piccolo, poi l'ho letto a mezza età, poi l'ho letto l'altro giorno quando mi sono fatto riprestare perché l'avevo perduto. Allora, secondo me Bartleby non vuole essere lasciato in pace, non abbandona, non appartiene alla cultura dell'esodo. Bartleby è avrei preferenza di no, e Bartleby occupa il nome di questa frase, avrei preferenza di no, che mi pare più carnosa, diciamo, di preferirei di no, è la traduzione che ne faccio l'atti. Cioè Bartleby è il prototipo di una forma che si chiama la dissidenza. Se prendiamo l'ultimo dissidente, adesso voi sarete stupiti, ma è il cardinale Ratzinger. Il cardinale Ratzinger ha detto a Dio, avrei preferenza per chi ci creda, io non sono credente, ma il cardinale Ratzinger ha detto a Dio e alla Curia Romana avrei preferenza di no. Io me ne vado creando altro che il labirinto o il paradosso di Bartleby qui dentro, creando un paradosso che per chi crede è tragico. Il Papa, quando viene detto Papa, viene perché lo decide lo Spirito Santo, è lo Spirito Santo che domina il contratto. Il Papa è l'unico a cui è data l'infallibilità per dogma, quando parla di fede egli è infallibile. Adesso l'infallibilità un po' ne prendo due. Ratzinger rimane Papa, il Papa emerito, che è una figura straordinariamente complessa, contraddittoria, eccetera, e poi il nuovo Papa che sarà il Papa operativo. Uno starà in prega, in contatto diretto con Dio, quasi in clausura, ma a due passi dal Papa operativo, che anche lui è infallibile. E tende sempre che uno dei due dica che Dio è madre, come già disse Papa Luciano, tutti hanno fatto finta di dimenticarci, l'altro dica che Dio è padre. La Chiesa Cattolica si trova di fronte a un bel imbarazzo. Allora, da questo punto di vista il sacro lo vedo in Bartleby, ma lo vedo oggi, diciamo. No? Cioè, c'è una sacralità in Bartleby, perché anche Bartleby in qualche modo ha a che fare con Dio e rifiuta tutto quello che è intorno. Ma una delle figure che mi ha fatto venire in mente è Simone Weil. Credo che tutti voi la conosciate, siamo un posto, non si chiama più facoltà, si chiama scuola, ma non importa. Insomma, dove si dovrebbe essere fissati di letteratura e di filosofia, Simone Weil è pacifista, è molto criticato nell'ambito della sinistra francese, è la sorella di André Weil, un grande matematico, e tra l'altro se avete voglia leggete la teoria dei numeri, tutti danno consigli di André Weil, è un libro bellissimo, che magari se può dirvi che la matematica è un linguaggio altrettanto appassionante della letteratura, ma passiamo oltre. Lei è pacifista, c'è un scontro ferocissimo nella sinistra francese, perché contro l'Hitler cosa facciamo? Facciamo resistenza passiva? Beh, evidentemente no, viene, ovviamente si consuma, decide di partecipare alla resistenza, però non può partecipare in modo armato perché va contro di lei, e in questa contraddizione va in Inghilterra, comincia a parlare alla radio gaullista, e muore di fame. Muore di fame perché questo intreccio tra lei di origine ebraica e poi diventa cristiana, tra lei che è pacifista, integrale e radicale, e il fatto che con Hitler fare i conti pacificamente è un po' difficile. Se Gandhi avesse trovato Hitler, e Gandhi stesso te lo dice, avrebbe sparato, ha trovato gli inglesi che si hanno ammazzato un po' di gente, ma in tutta quella lotta hanno ammazzato non più di 500 persone, che rispetto a quello che era l'India non è tanto. E così via mi sono messo a cercare altri. Uno l'ho conosciuto, è un russo, si chiama Vladimir Bukowski. E Vladimir Bukowski, a me preferenza di no, forse
era un dissidente che si trovava in Inghilterra e poi a Parigi, quando io anch'io mi trovavo in quei posti, con cui abbiamo fatto un numero della rivista dei dissidenti sovietici. Io ero molto comunista, ma già non troppo, e incontrando tutti questi dissidenti che mi dicevano che i comunisti erano dei porci, dei maiali che erano chiusi nel gulag, mi interessava molto capire il perché e capire che loro avevano ragione. Quindi in una rivista che si chiamava Le Chers, che era diretta da Felice Guattari, all'epoca, a cui partecipava anche Teresi, nomi che tu qui prima Teresa ci sentiva nominare, abbiamo fatto questa rivista, c'era anche Bifo e altri. Ora, cosa ha fatto Vladimir Rubato? Ha passato 12 anni in ospedale psichiatrico e in campo di concentramento. E qui il problema della lingua è decisivo. Lui viene arrestato mentre legge Majakovskij in una piazza di Mosca. Lo arrestano, lui è un giovane del Consul, un giovane dirigente del Consul, ha creduto che quello stalinismo non ci fosse più e legge Majakovskij. Lo arrestano, e lui che racconta questo in un libro splendido. E i poliziotti non vogliono fargli del male, gli dicono: ma dai, tu l'hai detto così perché sei uno studente vivace, ma non volevi che venisse tanta gente? E lui dice: no, io volevo che venisse tanta gente. E dice: poi hai detto quelli di Majakovskij che sono un po' sul filo del rasoio, non volevi leggere quelle linee? No, io volevo leggere quelle linee. Ma tu non volevi attaccare? No, io volevo attaccare il passo. E via di questo passo. A questo piccolo episodio genera in lui, alla fine, insomma, tutto un processo lungo. Questo succede davanti ai giudici, questo succede davanti al segretario nazionale, perché lui era noto come giovane comunista, quindi gli mandano il segretario nazionale a cercare di convincerlo. Il presidente nazionale dice: avrei preferenze di no, non voglio essere convinto da voi. E gli dico: guarda che così va a finire male, perché e va a finire male. Sempre attraverso la lingua lui organizza una cosa, che, e qui c'è quel varco di cui parlava il mio amico Vumin Quattro, Federico, se si può dire. Allora, no, in realtà, a questo punto c'è quel varco, lui organizza delle lezioni di inglese, lui è nel gulag. E attraverso, perché? Perché i carcerieri non capiscono l'inglese, primo. Secondo, perché nemmeno gli uomini della malavita russa, che le guardie utilizzano per fare i pestaggi più feroci, perché non si può stare all'inizio, quindi i pestaggi più feroci vanno in qualche modo commissionati ad altri. Perché questo, e lui lo dice, crea una lingua che è incomprensibile ai carcerieri. Quindi tutti quelli che lui avvicina organizzano queste lezioni in inglese e cominciano a parlare tra loro in inglese, in modo che il carceriere non possa più avvicinarsi a loro. Costruiscono un altro mondo linguistico, e con questo altro mondo linguistico costruiscono il più grande sciopero della fame che sia stato fatto. Un sciopero della fame, tipicamente, io avrei preferenza di no, avrei preferenza di non mangiare. Quindi non avrei preferenza su un bisogno fondamentale. Organizza il più grande sciopero, che porta lo sciopero della fame per un paio di mesi, 1,5 milioni, 2 milioni di detenuti nel gulag. Ed è il colpo finale al gulag, perché a quel punto il potere si rende conto, non la faccio lunga, sono un po' più lunga, ma si rende conto che sta nascendo una marea di base, cioè di avrei preferenze di no, e decide in modi differentemente progressivi di svuotare. Utilizzano ovviamente rispetto a lui, ma anche rispetto a Prius, che è un altro, io sono matematico ingegnere, un altro dei grandi dissidenti russi, sovietici, organizza insieme, lui va in ospedale psichiatrico e incontra Prius. Perché? Perché loro tentano di rompere questo tipo di resistenza facendoli passare per matti, inventano una sindrome che si chiama, credo, poi qualcuno chiamava la sindrome di Bartleby. Ma si chiama la sindrome del dissidente a tutti i costi, insomma c'è un nome russo molto simpatico. E anche lì loro cosa fanno? Inventano un linguaggio, in questo caso la matematica. Siccome sono in manicomio, ci sono dei medici psichiatri che sono colti, diciamo, quindi l'uso della lingua inglese non è più utilizzabile come lingua tua, Bukowski impara la matematica. Prius gli insegna la matematica, Bukowski la insegna un'altra, e così si salvano dal diventare matti, perché ti vivevano in ospedale psichiatrico per farti diventare matti. E a quel punto loro sono costretti a lasciare andare, insomma alla fine tutti se ne escono.
Questo movimento della dissidenza ha però un punto che va detto, e va detto a chi assume il nome di Bartoli. Quando finalmente cade il regime comunista della Roma, nessuno di questi uomini trova una sua collocazione politica nel regime post-comunista. Non lo chiamo democratico, perché chiamare democratico Putin ci vuole un po' di stomaco, ma diciamo il regime post-comunista. L'unico che diventa in quei paesi così è Václave. Ma ad esempio un fenomeno simile c'è in Bologna con Curon, gli intellettuali del corpo che fiancheggiano l'Empresa, anche Curon, poi muore tragicamente, ma Curon o altri amici non diventano neanche loro personaggi politici. Cioè la dissidenza ha intrinsecamente una radicalità tale che quando la pratichi per un certo numero di anni, dopo qualunque mediazione politica, e questa è la sua grandezza, ma è anche la sua difficoltà. Cioè rompe un sistema, come Bartoli fa, rompe il sistema del nostro avvocato, perché lui è obbligato a cambiare luogo, perché lì non regge più il suo essere avvocato con le sue regole, scriviamo, eccetera, eccetera. Rompe un sistema, però non costruisce un altro. Finisce con una cosa che è sempre Bartoli che... Uno degli strumenti di propagazione della dissidenza sono stati i samizdat. Io quando ero piccolino ho avuto un premio perché ero un giovane comunista molto vivace e il partito mi ha mandato in Romania in giro a fare delle scuole, nel paese dell'est in giro a fare delle scuole qua per imparare la sovversione. Io ho avuto la fortuna di aver cominciato con l'ultimo 60, sono un po' anziano, insomma, e poi ho fatto tutto il resto. E una cosa che mi sconvolse fu che io avevo un libro di Hemingway, 49 racconti, noi avevamo un interprete, io lo volevo legare all'interprete, mi disse no, non posso, non si può leggere questo. Come non si può leggere questo? È un libro. Ed ero molto, molto bello. Lo stesso era vero in Russia. Allora cosa facevano? Ricopiavano i libri a mano. Il Samizdat è un romanzo, un testo, diciamo, che viene ricopiato a mano, che viene fatto circolare, ciascuno lo ricopia, e lui lo ricopia per un anno. Sto parlando di testi colposi così, per esempio Solzhenitsyn è stato tutto scritto così e propagato così. Lì c'è l'arte del copista, dove si vede che persino nell'essere copista parte di è, appartiene, è il capostipite di questo filone della dissidenza, di cui credo ci sia ancora bisogno, e anche in Italia, per esempio, anche l'Università di Bologna. Grazie. Dunque, abbiamo un piccolo problema di tempi, nel senso che Donato e io ci eravamo tenuti ultimi appunto nella scaletta degli interventi, in modo da poter lavorare con Zarmonica e magari ispirarsi all'economia espressiva di Battle. Alle 7:15 parlate insieme. Parliamo insieme. Sì. No, quindi insomma sarebbe bello anche, 7:15 dobbiamo uscire insomma da quest'aula, quindi stretti, sarebbe bello anche sentire un po' di altre voci. Facciamo così, io direi, vediamo un po', eventualmente Donata e io interverremo nel dibattito con qualche cosa, insomma rinunciando all'intervento articolato e strutturato, ma magari alcune cose raccolte, alcune piccole idee che possiamo avere nella discussione. Quindi intanto apriamo la cosa. Invece nessuno ha niente da dire, no? Parliamo. Vabbè, io comincio a dire una cosa puntuale, naturalmente avevo come dire, costruito un po' uno schema, dico solo una cosa che raccoglie, ci metto veramente pochissimo per lasciare la parola a Donato, una cosa molto piccola che però mette insieme alcune delle cose dette oggi sull'interpretazione e del significato del testo e l'uso che se ne fa, secondo le epoche storiche, i momenti precisi, e il discorso che è poi uscito su Wall Street, diciamo sul sistema economico, eccetera. C'è questa cosa che colpisce, mi ha colpito molto rileggendo il testo, è il fatto che questo mondo di Wall Street in realtà non c'è così tanto nel testo, cioè c'è nel sottotitolo sostanzialmente, c'è questa indicazione segnaletica
che per noi è molto suggestiva, evidentemente, perché sappiamo quello che sarebbe diventato, diciamo, quel ruolo, quel sistema. Ma nel testo non c'è tanto, c'è, sì, è vero, l'avvocato, come dire, Amira, il magnate della finanza, ci sono questi personaggi che compaiono, tutto molto sullo sfondo. Diceva benissimo prima, all'inizio, insomma, Romano Cavazzoni, che è un mondo claustrofobico quello, qualcuno ha detto che è una cella, è un mondo molto chiuso, e guardando anche la bellissima, devo dire, bellissima introduzione di saggio di Gianni Celati sul racconto, a un certo punto lui fa un parallelo che mi sembra azzeccato e molto indicativo, dice, cita Dickens, cita, fa un'analogia appunto nel mondo dickensiano, e dice che in fondo non c'è tutta quella, appunto, quel mondo del capitalismo così dinamico, così frenetico, c'è anzi la lentezza, c'è la chiusura, c'è un mondo che sembra quasi precapitalistico. Questo è interessante perché dà un po' l'idea, secondo me, di questo scarto, di questo, come dire, di questo movimento di significato che poi si attiva successivamente, e che evidentemente per noi è inevitabile leggere tutto questo alla luce di tante altre cose. Avevo altre cose, ma veramente chiudere solo uno spot e lasciato a loro. No, in realtà io volevo un pochino riagganciarmi a questa cosa qui del precapitalistico su cui richiama giustamente l'attenzione Gianni Celati nella sua bellissima introduzione, perché secondo me è un punto chiave del testo. Cioè, è vero che Wall Street non c'è sotto certi punti di vista, sotto altri punti di vista in realtà c'è, secondo me. E questo si lega ovviamente allo statuto di questo benedetto narratore, di questo benedetto avvocato. Io supero, devo dire, tra l'altro, proprio una sorta di resistenza a parlare di questo testo, perché secondo me è un testo che è un po' tutto lisce, non proprio perché per quelle cose che diceva Daniele, cioè come proprio avete deciso un significato, immediatamente ti rendi conto dell'inadeguatezza dell'operazione che stai facendo, quindi è una sorta di circolo in cui entri da cui rischi di non uscire. Io lo sento molto. Comunque, una delle questioni, adesso si è anche parlato della bibliografia di Gianni Celati, un po' appunto divertente, ironica, talvolta sprezzante, in cui recensisce appunto la parte di Understreet, cioè l'industria che questo racconto ha provocato. E sicuramente un punto di fondo è proprio questo benedetto avvocato, e ci sono due schieramenti. Cioè, da una parte ci sono tutti quei critici che lo considerano un cretino, come minimo, offesso, se non addirittura un fariseo, un ipocrita, un abietto che trasuda falsa coscienza, no? Il braccio armato coperto di nobile intenzione del nascente capitalismo finanziario. E poi invece ci sono quelli che lo considerano, cito Silvia Albertazzi, ma non perché ha detto, è una brava persona, e c'è un. Sono soprattutto scrittori che tendono a vedere invece nell'avvocato, Gianni Celati stesso per esempio rifiuta quest'idea che bisogna fare il gioco a chi è più cretino in qualche modo, no? Cioè che bisogna giocare come a scacchi col testo per cercare di, come dire, insomma, di avere la meglio, no? Di metterlo in buca. Sono d'accordissimo, raccolgo anzi l'altro. Questo avvertimento di Celati, nel secondo schieramento, anche appunto in questo senso, ci sta Celati che dice: no, non mi pare tutto questo tipo che sia così tremendo. Questo avvocato è uno che si sforza di capire, bla bla bla, eccetera, eccetera. Ma ci sta, per esempio, anche Georges Perec, no? Che in un testo che è stato pubblicato alcuni anni fa da una rivista, in una lettera, si cita tra il 62 e il 64, dice che ciò che lo commuove in Bartleby è in realtà il racconto, l'avvocato, perché il racconto è in realtà, non è la storia di Bartleby, ma la storia di colui che osserva Bartleby vivere, facendo uno spostamento, quello che cerca, no, di aiutarlo, che vuole comprenderlo, vuole integrarlo, vuole farne assumere un comportamento ragionevole. E quindi
e addirittura dice Perec che quello più da compiangere dei due non è quello che muore, quindi una presa di posizione molto 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 forte. Poi beh, ci sono alcuni un po' ambigui, quelli che sostengono che in realtà i due personaggi sono uno, no? Uno è doppio dell'altro, però sicuramente questo soggetto di rinunciazione qualche problema lo pone. Io vorrei raccogliere un po' le cose su questo, su cui poi avevo centrato il mio intervento taglio, però due cose le vorrei dire. Tra l'altro raccolgo anche qui un suggerimento di Celati, che a un certo punto parla in questa bellissima introduzione della tonalità affettiva del racconto, e l'espressione mi è molto piaciuta perché, come dire, lascia ampi margini di libertà perché è vaga, e nello stesso, cioè margini di iniziativa, ma nello stesso tempo però porta uno spostamento sull'ascolto del testo. Per farla breve, io non credo che questo avvocato sia una bravissima persona, francamente, non per dire l'espressione di Silvia, nemmeno che sia uno che cerca di comprendere, o comunque non solo. È vero che il mondo di quell'ufficio è un mondo precapitalistico. Non so, faccio un esempio, per esempio, non so, è un mondo in cui il tempo, no? Cioè, non esistono gli orologi, ma a segnare il tempo sono i due impiegati e i loro umori, no? Il colorito del loro volto, quasi come una meridiana, no? Cioè, un mondo prima dell'orologio, di un tempo contingentato, un mondo di lentezza e soprattutto di incredibile tolleranza per essere un ufficio, no? Cioè, questo avvocato sembra, cioè, tutti hanno i loro tic, le loro idiosincrasie, che hanno spazio per esistere lì. Nello stesso tempo, però, cosa fa questo avvocato? È un signore che è non ambizioso, ma traffica con i titoli azionari di gente ricca, con ipoteche, titoli di proprietà. Più avanti dice addirittura di occuparsi di trasferimenti di proprietà, intercettazioni di titoli, stesura di arcani documenti di ogni tipo. Inoltre rimpiange l'abolizione della carica del Master of Chancery, perché questo gli impedirà di godere a vita dei profitti che ne sarebbero derivati, mentre invece ne avrà soltanto inutile per qualche anno, perché poi la carica è stata messa via. Cioè, in altre parole, insomma, è importante ricordarsi che anche in testo di finzione chiunque parla è situato, è sempre situato, comunque. Tanto più in un testo di prima persona, mi pare. E allora qui vengo al problema di questo narratore, che poi un problema che secondo me si allaccia anche alle interpretazioni che sono state date in Bartleby. Bartleby è un rinunciatario, non lo è, è il simbolo di un ritirarsi dalla vita, di un cedere il campo, valore il campo, no, piuttosto è un santo. Io vorrei spostare, se è possibile, faccio questa proposta, l'accento sulla relazione fra i due, fra l'avvocato e Bartleby, non solo tirando dentro anche l'avvocato, ma proprio facendo della relazione il centro del racconto, come qualcun altro già ha detto prima di me, mi sembra. A me la cosa che colpisce di Bartleby è il fatto che, tra l'altro, ci sono, cioè, tutta questa relazione è comica, non solo Bartleby ha degli aspetti comici, anche l'avvocato che ha continuamente le volte che indietreggia, o quando si immagina a un certo punto che lo zenzero possa avere degli effetti sulla natura umana, e poi dice no, lo zenzero è una spezia, ma è cadavere, quindi no, non sarà sicuramente lo zenzero che lo rende là. Cioè, ci sono è poi un avvocato, quindi comunque è uno che ha a che fare con la legge, e ovviamente la cultura della legge e delle regole, delle norme, nel senso comune operato da Bartleby. Ma insomma, arrivo alla relazione. Cioè, quello che mi colpisce di Bartleby oggi, ma è importante storicizzare, è stato detto, e questo credo sia importante, quello che mi colpisce, che trovo oggi profondamente sovversivo, è il fatto che, come dice Perec, Bartleby mette radici, è la sua espressione che io trovo bellissima. Bartleby mette radici, e aggiunge Perec, è più o meno tutto quello che si può dire di lui, sto citando.
Buffy si insinua silenziosamente, arriva in punta di piedi pallido, in colore, si insedia e lì rimane. Cioè è sempre presente, non parla, è muto, ma lì là, tanto che l'avvocato se ne deve andare, no? E addirittura c'è cioè, un momento comicissimo in cui pensa di farlo arrestare per vagabondaggio e poi si dice, ma come posso far arrestare per vagabondaggio uno che proprio mi crea il problema del fatto che non se ne va, non si muove da lì, c'è una contraddizione. Ora, in questa inamovibilità io ci vedo due cose, una più di tipo sociologico, di sociologia della letteratura, cioè c'è una critica alla proprietà privata, secondo me, una forte critica, insomma, comunque mettere, portare in superficie all'attenzione il problema della proprietà privata, in qualche modo il suo valore legale, no? Da lì tutta la storia, quando a un certo punto l'altro avvocato viene chiamato in casa che ha occupato i locali del vecchio avvocato e che va dal vecchio avvocato perché gli toglie Bartoli dalle scatole. Quindi, ripeto, anche questo elemento di comicità, cioè, forse si è un po' spinto sul pedale molto serio, c'è anche questo elemento di leggerezza nel racconto. Non so se è proprio la leggerezza perché è molto forte il racconto, però c'è comunque questo tocco. Comunque, per arrivare al punto fondamentale, questa carattere appunto, questa presenza, questa carattere inamovibile che appunto, in cui vedo anche qualcosa che mette in mora fa esplodere il principio fondamentale dell'ordine sociale, cioè la proprietà privata. Vorrei far notare che l'avvocato si occupa soprattutto di trasferimenti di proprietà, conveyance, questo è quello che fa. Secondo me, ma c'è di più in questo elemento. Cioè, la presenza di Bartoli ha la facoltà di rovesciare, per riprendere un termine caro a Calvino, i rapporti di forza, mi riferisco al suo saggio molto famoso, I promessi sposi. Il romanzo dei rapporti di forza. E oggi Bartoli mi appare così, come un romanzo che rovescia i rapporti di forza o che mette in scena un rapporto di forza. Ecco, in questo senso dicevo la relazione, cioè mette in scena uno scontro. A me non pare che sia solo l'avvocato che cerca di comprendere, di esplicare, a me pare che ci sia anche proprio in faccia a faccia una sorta di tensione continua, in questo senso mi viene, che tra l'altro si rovescia in qualche modo anche come dire, a livello di architettura, di procedimenti narrativi. L'avvocato è il narratore, dal punto di vista senza dubbio il suo, vediamo Bartoli sempre dall'esterno, per sfruttare, refrattario a ogni definizione, ogni analisi psicologica, anche per tutto questo espediente tecnico, però in qualche modo, via via, con tutte le leggi narrative, finiamo anche per percepire l'avvocato, il suo mondo, le sue leggi, attraverso Bartoli, anche se Bartoli dovrebbe essere la cosa, l'enigma, insomma, ho finito. Io farò veramente un commento rapidissimo su questa cosa di Donata, sull'ultima cosa che mi sembrava molto, molto pertinente. È vero, cioè, il rapporto di forza è faccia a faccia, e però con il fatto che è molto uno degli elementi veramente dirompenti del testo, che questo si gioca nella, soprattutto direi esclusivamente nella sfera dell'esteriorità, cioè dei gesti, del corpo, dei luoghi, delle cose, degli oggetti. E manca, come è stato detto più volte, cioè si interrompe, non funziona il circuito comunicativo, che è quello del linguaggio, o quantomeno funziona in modo totalmente sovversivo e costruttivo, e mancano gli assunti. Non è stato ricordato oggi, lo faccio per chiudere, c'è un punto nodale del testo che vi invito anche poi a citarlo, ad andare a riguardare, che è un passo molto comico, però con un sottofondo abbastanza disperato, nel senso che quando il narratore è tutto contento, ha sostanzialmente cacciato via Bartoli, gli ha spiegato i mostri perché non può stare più lì, gli ha lasciato dei soldi che gli deve, anche gli dà altri in aggiunta, e gli dà il dice addio, gli augura buona fortuna, e si va a casa tutto contento.
per la raffinatezza del suo ragionamento, senza nessuna violenza. Senza nessuna violenza dice, abbiamo posto l'assunto che egli andasse e dovesse, se ne andrà. Poi passa la notte e si ripensa, la mattina comincia ad avere dei dubbi e infatti torna, parte ovviamente lì e dice egli era un uomo di preferenze più che di assunto, cioè c'è questa mancanza fondamentale, c'è la mancanza di, c'è l'impossibilità di ricondurre questa specie di meteorite che sembra venuto da un altro mondo a delle categorie di spiegazione del mondo, delle attività. Ancora 5 minuti, se qualcuno vuole intervenire. Mi sento un po' solo perché ho parlato, quindi c'è una cosa che mi è rimasta impressa ed è l'espressione che è stata usata molte volte oggi di atto linguistico, l'ho usata la prima volta perché nella sua esposizione mi chiedeva proprio l'espressione. Poi l'ha usata una volta Monica e mi è venuto in mente ovviamente la teoria degli atti linguistici di Searle. Ora, ecco, lancio una provocazione. Secondo me quella strana frase su cui si interroga a lungo Deleuze, destrutturato, perché non si capisce, un americano non direbbe mai così perché di no, è proprio un non atto linguistico, cioè è la negazione dell'atto linguistico. In realtà, se si opponesse, non direbbe no senso o non so che cosa, oppure poi vai al diavolo, mi viene in mente che, non so, per andare alla teoria più diffusa, più famosa degli atti linguistici, quella di Searle, no? Un atto, una conversazione deve essere una conversazione o per informazione o di possibilità o per l'azione. Ecco, personaggio Vasco riesce a inventare una cosa che esce dallo schema, non informa, non prevede possibilità, perché è la possibilità del no che viene preso in considerazione e per l'azione può essere neanche. Certo, dai. Velocissimo. Volevo semplicemente sottolineare che comunque parte di oggi ha fatto un miracolo, ne ha fatti tanti nella sua vita, ma costituito comunque questa possibilità, questa opportunità che è stata molto bella. Io vorrei ringraziare, credo, insomma, di cuore tutti quelli che si sono impegnati, da una parte dal punto di vista organizzativo, dall'altra che hanno assicurato un contributo così importante e così prezioso a questa nostra opportunità di incontro. Ha fatto un miracolo perché comunque ha lasciato ancora con forza il segno di cosa vuole dire essere radicalmente di parte. Io credo che sia uno dei sensi possibili di questo testo che, devo dire, ho letto in questi giorni con piacere, nel senso che ci sono comunque valori e situazioni che vanno colte e che vanno difese a tutti i costi. Quindi io credo che questo sia un po' l'auspicio, noi ci siamo ritrovati qui, abbiamo discusso, abbiamo espresso punti di vista che sono legati strettamente al testo letterario, senza nascondere il fatto che ci fosse però un sottotesto, un sottotraccia. Io mi auguro che questo sottotraccia trovi adesso un'opportunità ulteriore, invece che altre occasioni, di essere ripreso. Un filo che va mantenuto assolutamente integro, e questa occasione che credo ci abbia stimolato tutti possa diventare la prima di una sequenza di altre occasioni che ci aiutino a trovare soluzioni. Credo che sia questo, insomma, l'aspetto più fondamentale al di là del contenuto del testo e della discussione che è stata ricchissima di spunti. Io non sono un letterato, sono uno statistico, apprezzo però moltissimo questi aspetti. Però sottolineo anche che è una bella testimonianza invece di come il dialogo e come mantenere però fermi i propri principi sia anche un valore, e credo, insomma, che questo possa essere un auspicio. Vi inviterei a uscire. Grazie.